One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Devi fare. Stay on the scene. Se lo fai, corri il rischio di essere notato. E poi ti devono richiamare. E se si espongono al rischio, quello che ti chiedono poi raddoppia. Amici della Nuvelvaghe, buonasera. Siamo qui in presenza di Ture Magro, protagonista dello spettacolo Padroni delle nostre vite. Uno spettacolo molto particolare, uno spettacolo di denuncia sociale e politica. Uno spettacolo che narra le vicende di una coppia... anzi, facciamo una cosa, lo facciamo raccontare direttamente al protagonista. Che cos'è Padroni delle nostre vite? Che storia è? Padroni delle nostre vite racconta la storia di questo paese, racconta la storia di un meccanismo preciso che in questo paese si è inceppato. E si è inceppato e loro hanno vissuto, loro Pino e Marisa Masceri hanno vissuto in pieno questa storia. Loro sono stati degli imprenditori calabresi, Pino era un imprenditore calabrese che negli anni 90 ha deciso di denunciare politici e ndranghetisti, facendo arrestare decine di persone in Calabria, non soltanto, anche esponenti della politica italiana. Ha registrato attentamente tutte le minacce subite e le richieste di estorsione, il 3% che gli chiedeva la 'ndrangheta, il 6% che gli chiedeva la politica per potergli far passare gli appalti. Ha deciso di denunciare, quindi scombinando un sistema che in quegli anni era impressionante, che sono da immaginare, quando di 'ndrangheta non se ne parlava. E quindi noi abbiamo incontrato questa storia e abbiamo deciso di raccontarla. E racconta questo loro viaggio, dal momento della denuncia, la loro vita in Calabria, l'uscita dalla loro terra, quindi il girovagare da testimone di giustizia, una figura che si conosce poco in Italia, che non è un collaboratore di giustizia o un pentito, ma un testimone di giustizia, una persona, un cittadino onesto, una vittima, o semplicemente una persona che è stato testimone oculare di un omicidio, di un abuso e decide di denunciare. E loro invece hanno vissuto anche questa confusione che si creava in Italia in quel periodo tra testimone di giustizia e pentito, e ancora oggi si crea, qualche giornalista ancora sbaglia a scrivere, chiama collaboratore di giustizia una persona che invece ha deciso di denunciare, un imprenditore che aveva 100 dipendenti, che aveva un grande futuro davanti, ha deciso di rompere con un sistema. E a noi sembrava interessante questo, raccontare questa rottura. Rompendo con questo sistema si è ritrovata all'interno di un incubo, purtroppo, che è purtroppo la giustizia italiana, la burocrazia italiana, e loro la storia, è per questo che abbiamo voluto raccontarla, hanno deciso di denunciare anche lo Stato, quindi fornendo prove, registrando ogni cosa, hanno denunciato lo stesso Stato che li doveva, diciamo, proteggere. E questa è la cosa più importante di questa storia, che noi portiamo in giro e che stiamo raccontando. Tu parli di noi, ricordiamo, in scena ci sei fisicamente solo tu, sì. Ma in realtà ci sono tanti artisti e attori virtuali. Sì, ci sono tantissimi, a parte tanti attori virtuali, anche tantissime persone che hanno collaborato al progetto. C'è un attore in scena e tre maxi schermi. Con questi tre maxi schermi l'attore che sta al centro interagisce con loro, intorno cerchiamo di creare sempre una scatola nera, quindi questi personaggi vengono fuori dal nero come se fossero reali ma non proprio. C'è una presenza assenza, come la presenza assenza dello Stato poi in realtà. Sì, come se fossero fantasmi, un po' può essere il rapporto tra lui e il suo passato. E c'è questo lavoro di interazione. L'idea era, è stata creata questo lavoro da un gruppo che si occupa di teatro, che siamo noi Scera Progetti, e noi Produzioni Video, che si occupano di cinema, e insieme abbiamo unito le due cose. L'idea è stata fare un gioco e vedere fin dove ci potevamo spingere col teatro e col cinema, e abbiamo unito le due cose. Come ti ha fatto ad incontrare questa storia? Cioè, qual è stato il meccanismo? Pino ha scritto un libro dove racconta tutti i fatti che ha vissuto insieme a sua moglie e ai suoi due bambini, oggi due ragazzi. E io ho incontrato questo libro e quando l'ho chiuso ho deciso di cercarlo e di contattarlo, e con Emilia Mangano, con la quale abbiamo scritto quel testo, abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme a loro, sono delle persone stupende, siamo stati a casa loro per tanto tempo, poi ne è nato un grande rapporto di amicizia, da un anno e mezzo raccontiamo questa storia, quindi un po' a volte si confondono anche le cose, stiamo vivendo un viaggio molto molto particolare. No, è uno spettacolo che è sponsorizzato da Lina Wertmüller, cioè Lina Wertmüller ha detto questo spettacolo va visto in tutto il mondo. Che effetto ti ha fatto ricevere un complimento del genere? Intanto averla in prima fila è stato bellissimo, non lo sapevo che
era lì, però poi i suoi complimenti sono stati molto molto belli, e detto da una persona come lei è un grande complimento, e soprattutto è un motivo in più per proseguire. Infatti c'è tutto il mondo, e abbiamo appena finito di tradurlo in tedesco, perché da settembre saremo in Germania, poi in Francia. Dove di preciso? Andiamo a Berlino l'11 e 12, poi Amburgo e Francoforte. Festival o teatro? No, andiamo a teatro, e con i sovratitoli, stiamo lavorando alla versione in inglese, quindi noi ci crediamo, e questa storia secondo me è importante, anche perché è una vera storia di lotta, ma nel senso bello, per eroi positivi comunque. Sì, due persone che si sono unite e insieme non hanno mollato, e questo è quello che dovremmo fare noi teatrali, perché se continuiamo così scompariamo. Quindi noi stiamo cercando di lottare, questo spettacolo ci dà la forza di lottare. Abbiamo fatto un centinaio di repliche quest'anno, autogestite, organizzate da noi, in ogni luogo abbiamo fatto repliche, organizzato anche da singole persone o gruppi di cittadini che decidono di ospitarlo, perché non vogliamo mollare, e i motivi per mollare sono tantissimi, certo. Non c'è più un modo per proseguire perché non ci sono più fondi, quindi sono vari i livelli che ci portano a raccontare questa storia. E l'impatto con un pubblico, cioè intanto ricordiamo che il contest qui si svolge su più palchi, per cui tanto è all'aperto, e poi c'hai anche la difficoltà di gestire anche i rumori provenienti dagli altri palchi. Intanto ti dà fastidio o lo vivi talmente tanto il tuo spettacolo che non ti isoli completamente? E poi qual è stato l'impatto col pubblico? Okay. Allora, lo spettacolo chiaramente nasce dentro una scatola nera, è teatro, quindi abbiamo bisogno della scatola nera, però possiamo anche non averne bisogno. In una situazione come questa non c'è bisogno di questo. Ovviamente sai che sei qui, devi collaborare per far sì che tutto vada a buon fine, ci sono persone che lavorano da mesi a questo lavoro. Quindi la nostra idea è, intanto abbiamo organizzato una macchina per far sì che riuscissimo a montare tutto nel minor tempo possibile, ce l'abbiamo fatta, e i rumori disturbano, ma fino a un certo punto, cioè entri nella storia e la racconti, il pubblico è rimasto molto colpito. Oggi quello che ho visto oggi, persone molto commosse, cioè sono venute delle persone commosse dietro a salutarci, a ringraziarci. Quindi questa è una cosa molto particolare, bello, quindi importante, bisogna proseguire. Assolutamente sì. Ti disturbo con l'ultima domanda che facciamo a tutte le compagnie. Dovessi lanciare un messaggio, un appello per farti votare, perché ricordiamo che questo è un festival per cui ci sono comunque delle votazioni. Il tuo punto di forza, il punto di forza dello spettacolo ovviamente, è perché la gente dovrebbe votarti. Tipo Miss Italia, vai. Intanto dovrebbero venire prima a vederlo e poi decidere se votarlo, se gli piace lo spettacolo lo votano, se non gli piace non lo votano. Il perché, non lo so, io sono qui da una settimana, perdonate se mi dilungo, qui ho visto tantissimi spettacoli, quindi anche gli altri possono essere votati, non è forse modestia, votate il nostro perché ci fa piacere se lo votate. Cavolo, va bene. Non posso dire più bello degli altri. No. Perché non lo puoi dire. Non ho visto tutti gli spettacoli. Sei molto umile come... Votatelo, perché dietro ci sono 60 persone che hanno lavorato a questo progetto, stiamo cercando di andare ovunque in Italia con questo spettacolo, siamo autoprodotti, nessuno ci ha dato una lira per fare questo lavoro, giriamo in ogni modo, dopodomani saremo in Piemonte, poi andiamo in Germania, andiamo in Francia e continueremo a muoverci, quindi votateci, così ce la faremo ad andare ancora avanti. E c'è anche una grande storia. E soprattutto è quello, perché c'è una storia vera in un periodo in cui bisogna raccontarla. Va bene, ti ringraziamo. Grazie a voi, scusate se vi ho fatto aspettare. Get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up.